chiamo Alice e sono logopedista. La logopedia è la branca delle professioni sanitarie che si occupa della riabilitazione del linguaggio e della deglutizione. Nel caso dell'adulto noi dobbiamo recuperare qualcosa che era già presente, che sia il linguaggio, che sia la deglutizione, c'è sempre da andare a scavare in quello che era già presente. Nel nostro centro Santa Maria Bambina noi abbiamo a che fare con pazienti di due tipologie, in particolare pazienti afasici e pazienti che hanno dei problemi tipo disfagia. I pazienti afasici sono i pazienti che hanno dei disturbi del linguaggio che sono conseguenti a un danno cerebrale. Così anche nella nostra realtà i pazienti disfagici, che sono pazienti che hanno problemi a livello deglutitorio, sempre nel nostro caso appunto dovuti a un danno a livello cerebrale di varia entità e grado. Il nostro paziente ha eseguito con me degli esercizi di denominazione orale, e cioè al paziente è stata fatta vedere un'immagine presentata e lui deve denominarla. E poi ha fatto anche degli esercizi di denominazione scritta, e quindi sempre avendo davanti il target visivo, e lui ha dovuto riproporla in maniera scritta, quindi denominarla in maniera scritta. Dopodiché si è proceduto a fare degli esercizi che sono volti al potenziamento della muscolatura che è coinvolta sia nel linguaggio, quindi nella produzione del linguaggio, sia nella deglutizione. E ancora esercizi proprio specifici per andare a rimpostare i suoni che non sono ancora presenti o devono essere comunque ripristinati.